Bene, bene, molto bene, amici ed amiche, eccoci qua, The Day After. Adesso togliamo un attimo questa locandina. Eccoci, eccoci. Ben ritrovati. Aspettate un attimo che devo accendere la luce. Aspettate, non andate via, eh. Non siete andati via, meno male. Oh, eccoci qua. Mettiamoci la nostra cuffia, il nostro microfono. Allora, il tema del giorno è 16 o 16:30, Franco. Abbiamo anticipato, tanto gli orari vanno e vengono. Quindi ho preferito anticipare anche perché la notizia è calda. Avete visto, già abbiamo fatto il lancio. Ho preferito condividere giustamente l'articolo di Riccardo Tripepi sulla CNews, perché grazie a lui, che insomma, che è tutto al collega, al giornalista Riccardo Tripepi, che è tutto l'ambaran sui vitalizi in differita, sono emersi, altrimenti se la sarebbero cavata con poco. Invece, cos'è successo il giorno dopo? Ieri ci siamo visti, incontrati, ci siamo parlati, abbiamo vissuto un bel momento di buon pomeriggio intanto anche a te Francesca, un bel momento di giornalismo, quello vero, quello che mi piace, quello dove gliela cantiamo e non gliela mandiamo a dire. Abbiamo cercato di contattare Pippo Callipo, visto che parliamo di vitalizi, di quella legge oscena che è stata approvata il 26 maggio presso il Consiglio regionale della Calabria all'unanimità. Pensate un po', cioè il senso è tu ti fai un giorno da consigliere regionale, poi decadi per qualunque motivo, copri, ma in percentuale molto minima e molto bassa, copri i 5 anni di legislatura e ti assicuri il vitalizio a vita quando raggiungi l'età consentita, che va dai 60 ai 65 anni, dipende poi da alcuni parametri, ma non entriamo tanto nei dettagli tecnici. Ma la cosa clamorosa qual è, ragazzi? Che il Pitaro, il capogruppo del gruppo misto, dice dobbiamo annullarla perché comunque forse abbiamo fatto qualche cazzata, insomma, nella sintesi. Pippo Callipo dice porca miseria, mi hanno fregato, mi hanno fatto firmare una cosa che non ho manco letto. Ci ho creduto sulla parola, mi hanno detto che non costava nulla alla regione e io ho firmato. Ma cos'è che succede? Ma che succede? Cioè, ragazzi, voi siete in una istituzione, l'istituzione più importante della regione Calabria, appunto, la regione Calabria stessa. Ma che ci state a fare lì? Beccate 11.000 euro al mese per fare cosa? Per non leggere le carte e per capire dopo. E per fare queste figuracce di M maiuscola, di M erda, di merda, diciamola, dai, è una figuraccia di merda, anche se ci sono i bambini, si può dire. Insomma, Pippo, Pippo, poi t'ho chiamato, t'ho squillato 100 volte, non mi rispondi. Prima o poi io e te, faccia a faccia, lo dobbiamo fare, perché non è che ve la cavate così, ma anche la maggioranza. Sono curioso di sentire chi De Minasi della Lega, che è favorevole a questi vitalizi in differita. Poi sono curioso di sentire Nicola Irto della minoranza, anche lui, cioè, mi ha sorpreso in negativo. Poi sono curioso di sentire Peppe Neri di Fratelli d'Italia, olè olè olè, tutti all'unanimità a fare questa Fantozzi, ha detto bene Riccardo, cioè, con scuse fantozziane adesso uno non sapeva, l'altro ha capito male, l'altro, cioè, ragazzi, non si fa così. Vi fate chiamare anche onorevoli, cioè, voglio dire. Certe cose uno se le deve guadagnare sul campo. E poi bisogna stare attenti, bisogna stare accorti, come dicono a Napoli. State accorti. Poi siete lì per fare delle leggi. Le leggi incidono pesantemente su tutta la regione Calabria, ma soprattutto sui cittadini. In questo caso incidevano sulle tasche di pochi cittadini, purtroppo, perché i vitalizi incidono solo su chi
In teoria dovrebbe avere solo l'onore e l'onere senza mettere il bene materiale, ma su chi invece ci va lì è inutile. Non ce lo neghiamo, ragazzi. Fate per una volta tanto, non facciamo gli ipocriti, diciamoci. Si va lì perché si guadagna bene, insomma, si becca. Pensate un po', Tilde Minasi con 2000 voti è consigliera regionale della Lega Nord. Poi c'è Anastasi. Di Io resto in Calabria con mille qualcosa, con 1000 voti. Cioè, questa gente con una manciata di voti si ritrova ad occupare un ruolo importante. Ma che cariche elettive sono queste? Con 1000 voti, 2000 voti. C'è qualcosa che non funziona. Sì, la rappresentatività, la minoranza, eccetera, tutto quello che vogliamo, ma c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Ma al di là di questo, che poi può sembrare populismo perché ci vuole il contraddittorio, ma io non temo il contraddittorio, quindi a uno vi inviterò tutti. Vabbè, la Minasi non mi risponde più perché comunque io con i leghisti non ho feeling, ma chi se ne frega. In ogni caso, sicuramente nella regione Calabria il sottoscritto ci va e porrà le domande a chiunque capita. Di questi qua che rappresentano comunque delle cariche istituzionali. Volenti o nolenti, questo sarà. Pippo Callipo non risponde perché chissà come mai. Cioè, voglio dire, ti chiamano, non rispondono neanche. Cioè, ragazzi, non si fa così, bisogna rispondere. Rispondete a sti cazzi di telefono. Metteteci la faccia. Spiegateci che cosa avete voluto fare. Cosa avete voluto fare in questi 42 secondi che adesso vi propongo? I 42 secondi che vi dovranno rimanere. No, 1 minuto e 42 secondi, scusate. Neanche Speedy Gonzales in 42 secondi. Insomma, questo minuto e 42 secondi, Mimmo Tallini, tu che sei il presidente del Consiglio della Regione Calabria, anzi, lei che è il presidente del Consiglio della Regione Calabria, insomma, dai, dai. La battuta di cosa? Di Graziano, cioè. Si presenta da solo, si relaziona da solo. Cioè. Ma com'è che vi saltano in mente certe cose? Come pensate di trattare non tanto la Calabria come terra, perché la terra non la cambia nessuno, ma i calabresi, chi ci abita, con questa leggerezza, con questa superficialità? Non dovete permettervi di fare questo, non potete farlo. They work for you, loro lavorano per te e l'acciaio è qui per ricordarlo. Voi siete al nostro servizio, non avete il potere di, avete il dovere di. Dovete mettervi a disposizione, nel senso più nobile della cosa, non nel senso dranghettistico, cioè chiamo a disposizione. Disposizione. Dovete essere al nostro servizio, non siete lì con la puzza sotto il naso, eccetera. È chiara sta cosa? Mi deve essere chiara, perché comunque io non è che voglio fare lo scostumato, l'arrogante, il presuntuoso, però le cose vanno dette perché voi non le capite. Le buone maniere non le capite. Andate per la tangente, vi sentite potenti, vi sentite chissà chi è o che cosa. Ma siete quelli, siete sempre voi, delle persone, persone in carne ed ossa, chiaro? Che avete delle responsabilità, vi siete assunte delle responsabilità di essere al servizio della gente, non di servirvi. Forse voi confondete questo concetto di servizio. Servire, non servirvi. Servire la gente, non servirvi di loro. Per arrivare ai vostri scopi. Non va fatto questo. Adesso io non è che faccio la morale o assolutamente, però voglio che anche questo, anche se può sembrare una predica, non lo è. È una riflessione molto forte che voglio, mi auguro che giunga alle persone normali, perché poi sono quelli, la forza dell'arciere, ecco, sono questi, grande arciere, grazie. Grazie, grande arciere. Sì, mi casano, una buona giornata, grazie. I responsabili ipocriti, sì, sono i responsabili, certo, perché comunque non si può dire non ho letto o ho capito male. Cioè, vai a casa.
Io non è che ce l'ho con te, mi sei anche simpatico. Sei un grande venditore di tonno, cioè sei un bel personaggio. Peccato che 5 anni fa ti eri schierato a destra e adesso invece è il leader della sinistra, ma politicamente sei un po' confuso, secondo me. E questo non ce lo dimentichiamo. Attenzione, succede anche a destra, che da sinistra vedi Neri che è passato da PD a Fratelli d'Italia. Cioè, io non ho niente contro Neri, non me ne frega niente. Però tutti questi cavoli di passaggi da destra a sinistra solo per andare a occupare dei posti di importanti. Cioè, io sinceramente capisco che è difficile essere coerenti in politica perché poi ognuno cerca di trovarsi gli spazi migliori dove si può collocare. Poi quello che è inconcepibile è che un calabrese stia nella Lega, però questo è un altro paio di maniche, cioè, voglio dire, non è che uno commetta degli illeciti, per l'amor di Dio. Però focalizziamo sui leghisti dell'ultima ora, focalizziamoci su questi che hanno cambiato casacca, che continuano a cambiare casacca. State certi che chi fa così certamente non vi può dare tranquillità e sicurezza, ma soprattutto non vi può rappresentare. Questo è quello che un po' mi infastidisce, che poi ci siano migliaia di persone che ci cascano e a prescindere dal fatto che si spostano a destra o a sinistra, queste cose vanno tenute in seria considerazione. Cioè la coerenza è molto importante. Perché mi devo spostare da destra a sinistra? Cos'è? Perché devo cambiare? Perché mi devo collocare? Perché poi ho tutte le pecorine, le pecorelle che comunque, dovunque vado, mi votano. Insomma, c'è qualcosa che non funziona. Questo significa, sapete cosa significa? Che si segue quella persona. Ma quella persona, voi la seguite perché la ritenete valida. Però una persona valida non ha bisogno di cambiare 1.000 partiti o 1.000 volte pensiero o 1.000 volte collocazione. Se è valida, rimane nel posto in cui è. Se non si trova in quel posto, non è obbligato a fare politica per forza e quindi deve trovare collocazione in altri posti. Insomma, un minimo di coerenza bisogna averla. E invece no. Quello ha i voti, allora prendiamocelo, chi se ne frega se viene da destra o da sinistra. Insomma, poi alla fine la Santelli, mi dispiace io le dirtelo, ma tu hai vinto le elezioni con molta gente di sinistra. O di centro-sinistra, che non c'entra niente con te, con il centro-destra. E dall'altro lato, paradossalmente, nell'opposizione c'è l'effetto contrario, insomma, si mischiano le carte. Quindi, cioè, questo per me, la mia lettura è che comunque ognuno va per farsi i cavolacci suoi. Vediamo cosa dice. Lancia lo strale giusto, sì, gli strali, adesso mi devo caricare. Ma chi è sto tonnaro che mi sfugge? No, Elena, tu sei, invece non lo conosci. No, Pippo Callipo è un imprenditore che ha un'azienda di livello internazionale che si chiama Callipo come lui e fa un tonno che è eccezionale, forse uno dei tonni più buoni al mondo. Ecco chi è Pippo Callipo. È un imprenditore attempato, ha 73 anni. E gioca con la politica. 5 anni fa si è candidato a destra, ha preso la scoppola, adesso si è candidato a sinistra, ha preso un'altra scoppola. Quindi, cioè, ovunque si collochi, lui alla fine perde. Insomma, io l'ho detto 1.000 altre volte, lui è una bravissima persona, ma sicuramente come politico non vale un granché. Anche la scusa che sul fatto dei vitalizi che abbiamo messo in evidenza ieri, ci ho firmato una carta, ma non sapevo che avesse poi dei costi. Ho firmato una legge, non sapevo che poi questa legge comportasse dei costi alla Regione Calabria. Ogni legge comporta dei costi, se non in termini materiali, anche in termini di vita collettiva. Quindi tutte le cose vanno approfondite, caro Pippo Callipo, ma ti devo fare lezioni di politica. Ogni legge che viene approvata ha dei costi, ma questi costi non si basano solo sul denaro. Ha dei costi anche in termini di vivere quotidiano, di vivere la collettività. Quindi tu lo devi approfondire.
Devi avere non uno, ma più consulenti, devi studiare. Se no, stai a casa. Stai a casa. Se non hai capito questo e tu ci dici, mi hanno garantito che non ci sono costi aggiuntivi per la regione Calabria, ma questo non è sufficiente, perché magari una legge può avere anche 10 milioni di costi, ma può essere una legge che può dare l'opportunità di rilancio alla Calabria, che può far vivere magari 1 milione di persone meglio. Ma che cazzo di valutazione stai facendo? Ma che razza di imprenditore sei? Che guardi i costi e ricavi, cioè ho venduto più scatolette di tonno o meno scatolette di tonno? Non è così la politica. La politica, anche quando fai una legge, anche che a costi zero, apparentemente, i costi poi li paghi nel vivere quotidiano, nell'impatto sociale che ha questa legge. Quindi non scherziamo, cioè ragazzi, quell'altro Pitaro dice, vabbè, abbiamo sbagliato, forse anticostituzionale, ma scusa, ma non potevi stare lì una settimana prima e non votarlo, quantomeno astenerti? Uno che non capisce una cosa, scusa, può alzare la mano e dire non ho capito, ma lo volete rispiegare? Come a scuola, come bambini. Ma bambini non siete, avete delle grandi responsabilità. Cioè gestite la regione più povera d'Italia, più in difficoltà d'Italia, e vi beccate gli stipendi più alti, o comunque se non più alti alla pari di quelli della Lombardia o delle regioni più ricche, ma siamo fuori completamente. Beh, adesso finiamola, se no vi annoio con Paolo Mallamaci, vediamo cosa mi scrive. Vanno nella regione per farsi i comodi propri, purtroppo i calabresi non hanno ancora capito come votare. Ho capito, però Paolo, poi se gli dici come votare ti diranno che avrai i tuoi interessi. È difficile capire chi votare e chi no, è molto difficile, però è facilissimo poi individuare chi non ha la consistenza politica. Intanto questi che sono banderuole, che una volta sono con la Lega, una volta sono a destra, una volta sono a sinistra, già questi dovrebbero perdere quel consenso che hanno, però hanno sempre le pecorelle che gli vanno dietro e li votano. Non si capisce bene che cosa, quale appeal possono avere, quale credibilità possono avere questi signori. Credibilità zero, eppure la gente li vota. Luigi, dormi tranquillo, che stasera cosa accorre nel Parlamento, che stessa cosa nel Parlamento siciliano non ne parliamo, però Corrado, e noi guardiamo casa nostra, che è la nostra terra, la nostra amata Calabria, quindi è chiaro che non possiamo, lo so che anche in altre regioni ci sono situazioni ancora più incresciose, io parlo della Calabria perché ci vivo, sono calabrese, sono nato in Aspromonte, sono fiero di esserlo, cerco di dare il mio piccolo contributo da uomo libero, libero e a difesa della libertà è lo slogan dell'Arciere, per cui hai voglia che tentano di zittirmi o che tentano di discreditarmi, ecco, tu non ci annoi mai, grazie Elena, questo mi piace. Adesso però mi devo preparare anche qualche barzelletta ogni tanto, così faccio l'intermezzo e almeno non ci annoiamo. No, però è ridendo che poi si dicono anche le cose serie, per cui grazie per questo. Sì, lo so, avevo capito Corrado, volevo appunto dire questo, esatto. Vediamoci questo minuto e 42 secondi, perché neanche Totò sarebbe riuscito a ricreare una scena del genere. Totò è De Filippo, De Filippi, un lapsus freudiano. Insomma, sono un minuto e 42 secondi che dovranno rimanere stampati nella testa di tutti i calabresi. Degli altri non ce ne frega niente, perché se ne fregano di noi, di come viviamo, di quello che possiamo subire o di quello che passiamo, delle nostre gioie, dei nostri dolori. Però nella storia, questi sono un minuto e 42 secondi che entrano di diritto nella storia della politica della regione Calabria, ma non nella storia più bella, ma nella storia più squallida. Guardate, sentiamoli insieme, guardate, cioè è qualcosa di poi scrivete voi un aggettivo, è qualcosa di sfogatevi, date sfogo alla vostra creatività, siate liberi di esprimervi senza offendere le persone, però comunque esprimete
cosa per voi rappresenta questo momento? Guardatelo, questo è un minuto e 42 secondi. Passiamo alla proposta di legge numero 10 che è stata inserita all'ordine del giorno /11 di iniziativa del consigliere Aruzzolo, Pietro Paolo, Graziano, Esposito, Minasi, Caputo, Pitaro, Vito Pitaro, Bevacqua, Callipo, Francesco Pitaro, Aieta, recante modifica alla legge regionale 31 maggio 2019 numero 13, rideterminazione delle misure degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al decreto legislativo numero 174/2012. C'è la parola al relatore Graziano. Illustra il provvedimento. Si illustra da sé? Passiamo. Illustra da sé il coordinamento formale. Allora passiamo all'esame. Coordinamento formale poi, Presidente. E votazione al provvedimento. Articolo 1, favorevoli, contrari, astenuti. Articolo 1 approvato. Articolo 2, favorevoli, contrari, astenuti. Articolo 2 approvato. Articolo 3, favorevoli, contrari, astenuti. Articolo 3 approvato. Passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale. Favorevoli, contrari, astenuti. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale. All'unanimità dei presenti. Oh, c'è dell'incredibile questo. Intanto Elena, grazie. Lo so che tu mi stai sempre vicina e mi supporti e mi sopporti quotidianamente, mi devi rimanere vicino. Intanto ciao anche Nino. Ho scoperto una cosa adesso, FCA non è la Fiat Chrysler Automobili, è favorevoli, contrari, astenuti, favorevoli, contrari, astenuti, approvato. Ma si illustra da sé, è l'hashtag della Regione Calabria, si illustra da sé, lanciate questo cazzo di hashtag. Graziano, ma ce la vuoi illustrare questa cosa? Sì, no, ma si illustra da sé. E Tallini fa sì, si illustra da sé. Vabbè, allora favorevoli, contrari, astenuti. E che cazzo? Cioè, che cosa può un calabrese aver capito da questi minuto e 42 secondi? Nulla. Cioè, siete la chiarezza impersonificata. Poi dovete intanto aprire il Palazzo Campanella, perché non mi piace questa storia che tutti devono beggiare, se io giornalista voglio entrare devo essere scortato. Ma che razza di cosa è questo? Ma che è casa vostra? Ma che è casa vostra? Che un giornalista debba essere scortato all'interno di un palazzo, eccetera. Un giornalista si accredita, poi il bello del giornalismo è andare a girare, cercarsi la notizia. Che avete da nascondere? Voi siete stati eletti, dovete dare conto al popolo. Quando entra un giornalista, non entra la persona, entra il popolo. Su questo farò una bella lotta. Non dovete rompere le scatole, dovete dare libero accesso ai giornalisti. Un giornalista deve entrare in qualsiasi momento e vedere cosa cazzo state facendo. Entra il popolo. Entra il popolo calabrese, entra il popolo italiano, voi siete stati eletti lì, non per chiudervi a casa, non è casa vostra quella. Quella è casa del popolo calabrese. Nicola Irto, tu che dici la vostra casa, falla questa battaglia. I giornalisti devono avere libero accesso e in qualsiasi momento non essere scortato. Ma che cazzo è? Devo andare a dare il tesserino e poi mi accompagnano durante il tragitto, non mi mollano, perché se no chissà cosa faccio. Oh! Oh! Quando entra un giornalista rappresenta la gente, l'informazione. Cioè questo non è più accettabile. Mi dispiace per i colleghi che su questo non dicono mai nulla e comunque subiscono queste cose. Se non fosse stato per Riccardo Tripepi, per la sua bravura nell'aver scoperto sta situazione, questa legge sarebbe passata inosservata. Allora, una delle battaglie, qua mi riferisco all'ordine dei giornalisti della Calabria, poi scriverò anche al presidente Soluri, noi dobbiamo avere libero accesso
chiaramente accreditati con tutti i documenti che volete, fateci controlli, non andiamo, noi non usciamo armati, ma vogliamo curiosare all'interno del palazzo. È chiaro? È chiara sta cosa? È chiara? E cioè, e non ho capito, voi chiudete la porta al popolo, vi rinchiudete, fate come se foste a casa vostra, ma quella non è casa vostra. Il Palazzo Campanella, la sede del Consiglio regionale della Calabria, non è casa vostra. È un palazzo di vetro, trasparente. Io devo poter vedere in qualsiasi momento che cazzo fa quel consigliere regionale. Devo poterlo vedere. Lì non siete a casa vostra che fate i cavolacci vostri. Siete in una struttura pubblica, rappresentate, avete una carica elettiva, dovete dare conto istante per istante di quello che fate. Non nascondere. E lì c'è proprio, sembra quasi un carcere. Per entrare ci vogliono i permessi speciali, poteri speciali, arrampicarsi come l'uomo ragno. Non va assolutamente bene. Per l'amor di Dio. Sempre con rispetto istituzionale. Giacca e cravatta, sono d'accordo su questo, eleganza, stile, eccetera, ma non potete impedirmi o dire attenzione, c'è un giornalista adesso. Io voglio vedere le cazzate che fanno, sempre in maniera educata e cosa, ma non che voi mi mettete, ma neanche in galera si devono fare tutti questi cazzi di passaggi, e poi la personcina che mi deve accompagnare in ascensore fino a lì, andare lì. Ah, io non ci sto a sta cosa, io non ci sto, non è giusto. Quindi cerchiamo di alzare i toni su questo e anche la voce, non subiamo passivamente questo torto, perché è un torto che si fa non tanto al giornalista Luigi Palamara, si fa alla gente, perché la gente vede attraverso i nostri occhi. Ringrazio Elena che mi ha detto una volta, scherzando, ma è vero, ha detto: noi siamo gli occhi della gente. Certe volte qualcuno ne approfitta per creare fake news, per essere falso, ma l'arciere no, perché racconta sempre quello che vede. Ecco perché mi piace andare molto in diretta e improvvisare su io racconto quello che vedo, non mi preparo mai le cose, né tantomeno mi lascio condizionare. Quello è l'occhio della gente. Non che tu mi prendi, mi accompagni, dici dove deve andare, manco una caserma, una cosa così. Neanche in una caserma. Cioè questa impostazione va cambiata. Quindi, caro Mimmo Tallini, tu sei il presidente del Consiglio regionale della Calabria, cambia la regola. Il giornalista deve poter girare come quando cazzo gli pare e piace. Gli fai un badge che può entrare ovunque. Diversamente, non è democrazia, secondo me. Vediamo un po'. La roba più dell'uomo l'anno. È un attimo. Grazie, Elena. Questo mi piace, Giovanni al cielo, sputtanali tutti. Ma no, Giovanni, non è che li sputtano, cerco di far capire che non funziona così. Non è casa loro lì, non è che si sono comprati la casa, a casa loro possono chiudersi e uno deve bussare e farsi annunciare se vuoi ti riceve o no, ma se no tu devi far vedere, io devo vedere cosa fai, devo sapere se lavori, devo capire come ti muovi. E non solo venire lì anche in consiglio regionale ed essere messo lì come la mascherina del cazzo. Un giornalista deve avere, si crea confusione, non si crea confusione, perché ognuno di noi è un professionista, ognuno di noi sa come muoversi senza disturbare i lavori, però non mi potete impedire di andare a vedere come che cazzo state facendo in quel palazzo, che è il palazzo dei cittadini calabresi, non è il vostro, non vi siete possessati di quel palazzo. Non è il vostro, ma chi ve l'ha dotato? Si dice a Rocco. Ma cutre un dotao. Vabbè, rivediamoci. Cinzia Panuccio, vediamo cosa mi dice Cinzia. Mi chiedo, ma una persona non legge ciò che gli sottopongono? No, quindi se gli mettono un assegno, lui lo firma sul fiducioso, col cavolo, mica sono così stupidi. E quando si tratta di soldi diventano tutti un po' furbi. Cinzia. Oh. Ecco, lo so, no, lo so che non scherzi, tu sei veramente i nostri occhi, va bene. rivediamo e poi chiudo questo, ripeto, non sono sfoghi personali, perché l'arciere io ritengo di avere contenuti. Questa non è una provocazione, quella che il Palazzo Campanella deve essere libero all'accesso dei giornalisti.
Ma non perché noi siamo persone speciali, perché comunque dobbiamo qualcuno deve raccontare quello che capita all'interno, ma non avvisarlo, eccetera. Il bello è questo. Il diritto di cronaca, l'articolo 21 della Costituzione, non deve essere calpestato o usato a uso e consumo proprio. E comunque, ve lo ripeto, Palazzo Suo Campanella non è casa vostra, cari consiglieri regionali o caro Tallini o cari... In questo caso non c'entra niente Iole Santelli, perché il consiglio regionale è diverso da quella che è la giunta regionale, sono due entità diverse, gestite, hanno tutte gestioni separate. Ma va cambiata questa cosa, va cambiata, e chiedo ai colleghi giornalisti di insistere su questo punto, di non lasciarmi solo con questa battaglia. Bisogna essere liberi di entrare in qualunque momento senza stare lì, fai vedere il tesserino, sei giornalista, ti fanno il badge, un badge che ti apre tutte le porte, tutte. Non sei lì, non sei un delinquente, non sei lì a delinquere, sei lì a raccontare alla gente, al popolo, quello che succede. E se mi va di raccontarlo alle 4 di pomeriggio, non devo farmi vedere, non devo preparare, adesso sta arrivando il giornalista, attenzione, no, devo andare a vedere e raccontare, guardate cosa sta succedendo. Sempre con i toni giusti, con i modi giusti. E allora forse sì, se no non vi riempite la bocca di dire che è il palazzo della gente, che è il palazzo di vetro, il palazzo del cazzo. Non vi riempite la bocca. E cercate di non essere neanche tanto arroganti, perché non siete, per noi non siete nessuno, rappresentate solo chi vi ha votato. E quindi dovete onorare quello che è il mandato, che è al servizio della gente, che voi dimenticate spesso e volentieri. Quindi non avete acquisito potere, avete acquisito delle responsabilità. E assumetevele fino in fondo. Adesso rivediamo... rivediamo... anzi, forse qua, vabbè, non riesco più a seguirvi. Rivediamo questi due minuti, dopodiché abbiamo perso la fiducia sia dal centrodestra che dalla sinistra. È vero, non c'è più fiducia negli uomini, nei politici, perché comunque poi alla fine non è che scopro io l'acqua calda. Loro badano a quelli che sono i loro interessi. Sistemano gli amici degli amici, i parenti, i compari, eccetera, e lasciano fuori e si chiudono dentro, lasciando fuori quella che è la vera Calabria. E questa è una grande tristezza. Lasciano fuori il popolo calabrese ed è una tristezza immensa. Si fanno i cavolacci loro in piena emergenza coronavirus, in piena emergenza rifiuti, in piena emergenza economica, sociale, si sono fatti i cavolacci loro. Quindi aprite quelle porte, aprite tutte le porte del Consiglio regionale della Calabria, a tutti i giornalisti che ne fanno richiesta e che si accreditano. Aprite quelle porte. Intanto rivediamoci questi due minuti e riflettiamo su questo che è successo, ma riflettiamo molto attentamente. Passiamo alla proposta di legge numero 10, che è stata inserita all'ordine del giorno /11, di iniziativa dei consiglieri Aruzzolo, Pietro Paolo, Graziano, Esposto, Minasi, Caputo, Pitaro, Vito Pitaro, Bevacqua, Callipo, Francesco Pitaro, Aieta, recante modifica alla legge regionale 31 maggio 2019 numero 13, rideterminazione delle misure degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al decreto legislativo numero 174/2012. C'è la parola al relatore Graziano. Illustra il provvedimento. Si illustra da sé? Passiamo. Illustra da sé il coordinamento formale. Allora passiamo all'esame. Il coordinamento formale poi, Presidente. E votazione al provvedimento. Articolo 1, favorevoli, contrari, astenuti. Articolo 1 approvato. Articolo 2, favorevoli, contrari, astenuti. Articolo 2 approvato. Articolo 3, favorevoli, contrari, astenuti. Articolo 3 approvato. Passiamo alla votazione
della legge nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale. Favorevole, contrari, astenuti. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale all'unanimità dei presenti. Beh, si illustra da sé. Quindi con questo hashtag si illustra da sé. A voi le riflessioni. Per oggi è tutto. Non è una bella pagina, non è una bella pagina politica, non è una bella pagina di giornalismo. No, forse giornalismo sì, perché comunque abbiamo fatto emergere una situazione a dir poco imbarazzante. Insomma, la gente di Calabria merita più rispetto e più considerazione, diciamo noi, al di là di questo episodio che è successo. Vogliamo chiarezza e pretendiamo rigore, preparazione, perentorietà, puntualità, competenza, passione, talento. Diversamente, se non avete almeno due o tre di queste caratteristiche, statevene a casa, che è meglio. Il tutto si illustra da sé. Questa è la frecciata dell'arciere. Alla prossima.